C'era una volta una gallina che viveva in un villaggio che si trovava vicino ad un boschetto. Un giorno, mentre passeggiava, vide alcune uova di serpente che erano state abbandonate. «Poveri piccoli», pensò tra sé e sé, «cresceranno senza la mamma, bisogna fare qualcosa». E decise, con l'aiuto del gallo, di prenderle e portarle in un luogo sicuro. Qui la gallina cominciò a covarle con amore e cura, come se fossero uova sue. Dopo averle covate, le fece schiudere, ed una rondine che passava di lì, assistendo alla scena, esclamò: «Ciao gallina, ma cosa stai facendo?» «Voglio fare ciò che la loro mamma non ha fatto», rispose la gallina. «Sei una sciocca», continuò la rondine. «Ma come?» replicò la gallina meravigliata. «Io sto dando loro tutto il mio bene e tu mi insulti?» «Lo vuoi capire», concluse la rondine, «che se allevi queste bestie tu sarai la prima a cui nuoceranno?» La gallina, a quel punto, capì l'errore commesso e, spaventata, scappò via con la speranza che i piccoli serpenti non mangiassero lei e i suoi pulcini. Cosa vuole insegnarci Esopo con questa favola? Che le persone malvagie sono irrecuperabili e anche se ricevono grandi benefici non cambieranno mai. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.